Secondo tempo, carissimi utenti, qui collegati dallo stadio di Cromola, Santa Cecilia 3, Proatena, calcio 0. Davvero la compagine del presidente Domini sta dimostrando di voler essere una grande protagonista in questo campionato. Lo si evince non solo dai gol, ma anche dalle azioni di gioco condotte di prima, dalla gestione di gioco fatta con grande geometria dai responsabili del centrocampo, ma anche da una determinazione in campo non indifferente che ha indotto gli uomini di Mister Prevete a realizzare ben 3 gol. Diciamo che giustamente giocano molto queste variabili, queste varianti che possono offrire una maggiore possibilità di poter vincere questo campionato. 6 punti di classifica, una squadra che naviga in pratica nelle zone alte della classifica. La squadra concorrente dovrebbe essere il Vesole, con cui il Santa Cecilia dovrà affrontarsi per vincere questo campionato, durante il campionato, non solo nello scontro diretto. Quindi i gialloblu possono in realtà, è ancora da verificare, è tutto in rotazione, di nuovo la squadra gialloblu in avanti, si prosegue, passaggio arretrato, il lancio in profondità, sfera che viene persa, recuperata in un secondo momento, però poi ci prova il Esposito, il capitano della Proatena, che non sta a guardare. Ricordiamo anche la squadra del Proatena guidata dal presidente Cimino, la quale giustamente non è venuta qui per per subire 3 gol, ma anche di realizzare delle azioni degne di nota. Il calcio giustamente non è solo fatto di gol, ma anche di azioni interessanti e spettacolari. Intanto Bruno passa la palla ad Esposito, c'è la palla al numero 11 di Giore. Di Giore scherza col pallone ai limiti dell'area di rigore, passaggio arretrato, il lancio in profondità. Gialloblu ci provano con Russo. Russo in azione. Posizione irregolare. Punizione. Esposito sul pallone, conduce l'iniziativa portandosi in avanti, la recupera poi il numero 7 Caputo. I gialloblu avanzano, tiro finale, attenzione, il tiro vicino al gol, il numero 16, c'è stato un nuovo ingresso, il numero 16 del Santa Cecilia in azione, Cesaro, esatto, Cesaro è assegnato il quarto gol. Esposito in azione. Non in profondità. Si cerca un'apertura. Palla in out. Passaggio arretrato. Si gioca sul laterale destro. Il lancio in profondità. Cesaro in azione. Bravissimo il dribbling. La palla però viene fermata, ancora Cesaro in avanti, passaggio arretrato, Fasano sposta il gioco al numero 2. De Caro, che poi alla fine non c'è una conduzione dell'iniziativa positiva, la sfera termina fuori, rimessa laterale, De Caro, pallone in area di rigore. Spinelli, ancora il Santa Cecilia in azione, termina fuori il pallone, rimessa laterale, a fuori dei giallo, attenzione, la squadra del Proatena cerca di lanciarsi in avanti, lo fa con grande geometria, poi c'è un fallo, punizione a favore della squadra della Proatena. Lancio di destro, allora recuperato dai gialloblu. Lancio in profondità, in avanti.
in area di rigore, pallone deviato. Corner. Dalla bandierina la squadra del Pro Adina in azione di gioco cerca di piazzare la palla al centro, il cross ribattuto dal giallo-blu, sfera che termina fuori, rimessa laterale, palla in area di rigore, ci prova ancora Esposito, giallo-blu che in questo caso recuperano e si lanciano in avanti. Pallone in verticale. Pallone in area di rigore. Tegel. Fuori. Corner. Dalla bandierina il numero 9, Laino, per la squadra del Pro Atena in azione di gioco. Laino, il cross, tiro finale ed è rete. La squadra della Pro Atena accorcia le distanze con il suo calciatore, a quanto pare il numero 24, è proprio lui, Curcio. 3-1 il risultato. Si riparte con il giallo-blu in azione, passaggio arretrato, pallone in avanti. Punizione a favore della squadra Pro Atena, calcio. Il tiro finale, pallone che attraversa tutta l'area di rigore, c'è una deviazione, corner dalla bandierina il Pro Atena, però attenzione, l'arbitro a quanto pare fa scattare una ammonizione, ha fischiato, pensavo che fosse un ulteriore fallo, intanto corner dalla bandierina, ci prova la squadra del Pro Atena con il suo numero 9, Laino, ci prova a piazzare la palla al centro. Il cross, fallo, punizione a favore della squadra di casa del Santa Cecilia. 3-1 il risultato, ricordiamo, 6 punti in classifica, un rollino di marcia positivo della compagine guidata dal presidente Domini e da mister Prevete. Il destro, giallo-blu in azione, pallone per Salzano, grande giocata, si rilancia in avanti il Santa Cecilia in azione di gioco, apertura per il suo numero 16, Cesaro, che poi si era recuperata in un secondo momento, palla in fase avanzata, giallo-blu in azione, l'apertura in verticale per il numero 10 Spinelli. Spinelli cerca il dribbling, ci riesce, Provatena però avanza, Curcio perde palla, Spinelli fuori gioco, Cesare, di nuovo il Santa Cecilia in azione,
Pallone recuperata, palla recuperata dal numero 4. Salzano, palla deviata, rimessa laterale. Azzurra. Fondo area. Il lancio. La finta in profondità, Russo. Fallo punizione. In profondità, punizione, in lancio in profondità, sfera recuperata dai gialloblu, Santa Cecilia in azione, il lancio centrocampo, e la palla secondo l'arbitro è uscita fuori dal rettangolo di gioco. Rimessa laterale. Recuperano i giocatori gialloblu, c'è l'avanzata, bellissimo il tacco centrale, l'approfondimento però. Di nuovo Spinelli recupera in secondo momento, bravissimo. Spinelli scatta subito il contropiede, tiro di destro, scivola il calciatore sull'acqua, vedete terreno davvero bagnato, pallone che termina sul fondo. Di nuovo la squadra provata in azione. Si cerca una triangolazione. Palla in verticale. Palla in profondità. E Bruno giustamente non sta a guardare. Fasano. Caputo. Ci si prepara all'attacco da parte di gialloblu. Lancio in profondità. La palla direttamente nelle mani del numero 1. Bruno. Pallone per Esposito. Lancio in verticale. Interviene poi il numero 1 che blocca. La fine è Laino, non ha la meglio, la sfera termina sul fondo. Fondo area. Il lancio oltre il centrocampo. Si profila fallo, punizione. Triangolazione, Cesaro, fallo.
assist arbitrale. Dai, dai, via stavolta. Sali. Il lancio in avanti. Grande giocato del numero 6 Fasano, una giocata di classe, bravissimo. Punizione, il Santa Cecilia si rilancia in avanti. Il lancio, pallone lì, tiro finale, Santa Cecilia vicino al gol, fondo area. Spinelli recupera, riesce a recuperare palla, ma c'è una deviazione ultima da parte del Pro Atena, fondo area. Pallone in area di rigore, fallo, punizione. Il lancio in azione, di nuovo il giallo-blu del Pro Atena. Curcio cerca la triangolazione ma viene fermato, fallo, punizione per la squadra di casa del Santa Cecilia. Si sta scatenando qualcosa. Provatela in azione. C'è l'avanzata, pallone fuori, rimessa laterale. Giallo blu che spazzano via, pallone per Spinelli. Cesaro. Apertura sulla sinistra. Il cross bloccato, punizione. Giallo blu in avanti. Pallone che entra nel vuoto. Lancio in profondità. Sfera fermata. Santa Cecilia in azione, pallone fuori,
messa laterale. C'è la Bruno in avanti. Santa Cecilia in azione di gioco. Tiro vicino al gol, la squadra del Santa Cecilia. Ancora il Santa Cecilia in azione, fallo. Giallo blu in azione. Padone in out. Pallonetto. Rimessa, scusate, punizione. Il lancio in profondità. Santa Cecilia respinge. Santa Cecilia prosegue ma viene fermato. Fallo, Santa Cecilia di nuovo in azione. Fallo, punizione. Per il giallo blu. Della Santa Cecilia. Il cross, rete, ed è il gol del 4-0. 4-1, scusate, il gol del 4-1. Numero 7 Caputo ha realizzato il quarto gol. Si riparte da centrocampo. Santa Cecilia in azione, la provata è una continua ad emergere nel gioco, ma in realtà viene fermata. Scatta il contropiede, Spinelli. Finale ripattuto.
di nuovo il Santa Cecilia in azione. Allora che termina fuori. Pallone in gioco. Si riprende a giocare, carissimi utenti, davvero un tempo inclemente. L'arbitro in un primo momento ha sospeso la partita, cioè ha sospeso la partita perché giustamente è venuta una bufera di acqua e di vento non indifferente che, come voi sapete, giustamente è brutto tempo in tutta Italia, e ha sospeso la partita per 5 minuti. Poi adesso non piove più come prima, grandinato, e adesso è tutto nella normalità, nella regolarità. L'arbitro molto corretto, dobbiamo dire, l'arbitro Coppola della sezione di Sapri, quindi i giocatori anche si sono comunque dovuti fermare perché era impossibile continuare, ma non perché il terreno non lo permettesse, è giustamente la grandinata forte, i giocatori non potevano stare sotto una forte grandinata, quindi l'arbitro ha consentito a tutti gli undici, ma è stato del tutto spontaneo praticamente andare sotto la panchina e ripararsi giustamente dalla forte grandinata. Adesso è terminato, quindi si riprende a giocare e il tiro finale termina alto sulla traversa. Penso io che terminerà in queste condizioni, cioè nel senso che comunque continuerà a piovere anche se in modo molto moderato, la partita comunque terminerà. Intanto il Santa Cecilia vince per 4-1, il primo tempo comunque si è chiuso alla grande con un risultato di 3 gol a favore della squadra del presidente Domini, che davvero ha effettuato una grande gara, ha fatto valere i propri muscoli, ha in realtà mostrato il proprio carattere in campo. L'aspetto qualitativo emerge dal fatto che in avanti la squadra gialloblu è ben piazzata e, come dicevo, in classifica in questo momento è dotata di 6 punti, quindi compete con il Vesole, e quindi in realtà c'è una grande possibilità quella di poter competere con il Vesole e quindi di essere compagine di vertice. Di nuovo i gialloblu in azione. Tiro finale, parata di Bruno, e il Santa Cecilia di nuovo va vicino al gol. In questo caso corner. Il cross ribattuto, pallone ancora in campo, la squadra del Santa Cecilia. Gialloblu in azione. Passaggio arretrato, il Santa Cecilia cerca di controllare adesso il gioco. Ecco, ricordiamo appunto che dopo il 3-0 c'è stato il 3-1 da parte di Curcio del Pro Atena, che ha aperto la gara, ma poi il 4-1 ha definitivamente strappato il risultato alla compagine ospite. Di nuovo la squadra del Santa Cecilia in azione. Pallone in avanti. Si prosegue. Lancio in profondità. Apertura. Si scivola giustamente sul terreno di gioco. Pallone che termina fuori. Rimessa laterale.
Di nuovo il Santa Cecilia in azione, cerca di difendere l'area di rigore, lo fa molto bene in questo caso. Si continua ad avanzare il passo. Cesaro ci prova, dribbla un giocatore, Caffariello Cesaro, Cesaro in gioco, bravissimo, bella giocata, ancora lui, l'apertura in area di rigore per Spinelli, pallone che però viene fermato. Di nuovo i gialloblu, recuperano molto bene. Pallone sul laterale destro. Santa Cecilia in azione. Spinelli. Tiro. Bellissimo gol, bellissimo. Un grande gol. Un gol da mondiale da parte di Spinelli. In festa il Santa Cecilia. 5-1 il risultato. Un 5-1 che soddisfa i piani di Mister Prevete. La panchina è soddisfatta, eccolo le immagini, Mister Prevete, l'allenatore del Santa Cecilia, la panchina tutta soddisfazione, clima sereno, si respira negli ambienti del Santa Cecilia, guidata dal presidente Domini, di cui è un amante del calcio e giustamente ci tiene molto a questa squadra. Fallo, punizione. Proatena in azione. Il destro, tiro finale, c'è una deviazione ed è corner dalla bandierina, la squadra del Pro Atena. Il cross. Giallo-blu che spazzano via una palla insidiosa in area di rigore. Lancio in profondità. Palla a terra per Curcio. Si cerca una triangolazione. Palla al numero 1. Aragona che blocca. Il destro di Aragona. Pallone oltre il centrocampo. Il cross sul laterale sinistro. L'apertura. Cesaro prova di sinistro, bellissima questa iniziativa, pallone che viene bloccato. C'è lo blu in azione, l'apertura. Fuori gioco secondo l'arbitro.
Provate mai avanti. Punizione. Oramai siamo alla fine della gara. Giallo blu recuperano molto bene. Si difende al massimo l'area di rigore. Il lancio. Pallone fuori. Di nuovo in azione di gioco il Santa Cecilia, che ci prova a creare un'ulteriore azione degna di nota. Pallone in area di rigore che però viene spazzato via dalla difesa. Finisce la partita, 5-1 il risultato, grazie dell'attenzione.